Eccomi qua, Marione, scusami veramente. Sì, se comincio ad avere un tono non finto, mi sento anche meno preso per il culo, grazie. Mario, veramente, guarda, sono dispiaciutissimo ti ho detto di utilizzare una timbrica più vera, più veritiera. Attiva sta c***o di cam su Discord, per favore. Aspetta, dai. Perché c'è stato un problema, guarda, con la mirrorless ho disattivato quello che si chiama obiettivo e ti assicuro che mi sono perso nel put. Vai, ci sono. Dove ti sei perso? Nel cioè, assurdo, bro. Cerb? Aspetta, Marione. Non c'è niente da dire, sei semplicemente solito. Dai, oh, basta. Dai, sì, basta. Senti, sto scoutando, Marion. Stai già scoutando, sono contento. Per forza! Sì, eccolo qua. Bentrovati a una nuova puntata di Dario e Mario Talent Scout. Pronti per darmi fastidio. Dai, cerca sto talent. Allora, ragazzi, conoscete questa rubrica? Chi avesse visto solo i clip di TikTok snaturando completamente la nostra persona, il nostro personaggio, il nostro lavoro settimanale, anzi annuale su Twitch, sappiate che questa è una rubrica dove si cerca. Sono stato bravo a presentarla così. Sì, dai, ci può stare in questa maniera. Esatto, e è una rubrica dove cerchiamo un talent, qualcuno che cerca di emergere. Il martedì alle 23:45 a mezzanotte, una delle due. Non mi fare il dito medio, di l'orario, che ancora non si è capito. Era un segno di approvazione. Sì, mi dici per favore. Ciao Marione, ciao Miles, mi dici per favore a che ora è? Perché hai scritto da una parte 23:45 e dall'altra mezzanotte. Quando mi devo tenere pronto? No, dimmi l'orario vero. Ho detto dalle 23:45, cioè tra le 23:45 e mezzanotte, diciamo. Sì, ma voglio l'orario io. Ma poi che c***o vuoi? Oh yeah. L'orario voglio. Questo ho detto. È 23:45 o mezzanotte? Ah, basta, Mario, aspetta un attimo. Oddio! Oh, yeah. Marione, scusati con Dario per il samsara. Sì, boss, ho riaperto gli alert proprio per darvi l'occasione di rifare la sigla. Per questo si risentono. Ecco qua, e invece l'avevo rimutata. Non si può fare niente. Dai, fatela di nuovo. Dario e Mario, Talent Scout. Bravo! Scusami al 100%. Ciao Ico. Allora, possiamo fare una puntata di Talent Scout senza che ti spasmi la faccia, per favore? Mario e Dario, Talent Scout! A posto! Cominciamo ufficialmente. Allora, la prima parte di questa meravigliosa rubrichetta. La prima cosa, Dario adesso screma tra i possibili talent quelli che sono lì per clout, cioè persone per che streamano... Per il più mostruoso. Cosa intendi col più mostruoso? Di bravura. Ah, ok, pensavo che stessi facendo tipo il circo negli anni 70 con la donna barbuta e non con... Non lo farei mai, Mario, già te vicino al mio cuore. Mi basti te, mostro merdoso, schifoso, brutto. Non sono... sono bellissimo, Dario, inutile che mi insulti in questa maniera, fai cagare, anche se me lo dice tutti tale che faccio cagare, non mi fido, perché chiaramente ho capito come funzionano queste dinamiche. Io devo essere umiliato per forza. Hai trovato il talent? Sì, non l'hai trovato! Non l'hai trovato! Perché mi dici cercando. sì se non l'hai trovato? Mi tratta male, perché... Allora, facciamo... No, così. Non ti arrabbiare, perché non ti sto trattando male. Sei tu che stai trattando male me. Ascolta, facciamo così. Sì. Da qui in avanti... Ma che cazzo ridi? Il 75% delle sub che fai durante il Talent Scout me le dai. Il 75%? Sì, ma tu sei completamente bacato nel cervello. Non applaudire tu. Ascoltami, Pennacchio, io al 75% ti do questo lavoro, ti do questa rubrica, perché sono sempre io a scoutare. Ma tu non mi stai dando niente, il talent scout è al 50-50. No, 50-50 la sega. Hai mai trovato un talent, brutta merda? Ma perché li vuoi trovare te? Non puoi rinfacciarmi che non faccio le cose se vuoi farle tu le cose. La coppia funziona perché c'è uno da quella parte e uno dall'altra. Quindi ascoltami, sì che è 50-50. Ascoltami, triangolo d'emergenza durante l'incidente a 100 metri, se mi rompi ancora... C'hai una lavagnetta davanti la faccia per dire ste cose senza sbagliare. Cioè, te le prepari prima. Cerca sto c***o di talent invece di ridere. Lo sto cercando. Ok, dai, va bene.
Cos'era quello? Ti vedo pure dalla faccia, si vede proprio che è un orgasmo, perché gli occhi ti si girano anche in quella stessa maniera. Annientato, ma non mi ha annientato nessuno. Che è sta moda di dire cagato in testa costantemente? Non c'è nessuna cacca nella mia testa. Semplicemente spara minchiate e voi dite che mi ha umiliato. Anche se mi dice, gli chiedo che ore sono e lui mi dice sto c***o, dite minchia Mario completamente annientato dall'etere, allora, per quella grande verve. Però vorrei a tutti i costi scautarlo, perché ha una marcia in più questa persona, in un certo senso. Ok. O in meno, ma comunque insomma qualcosa, un quid, no? Come diceva, lo diceva chi? Questo piede lì, guarda no, avanti, no, guarda no, avanti. No, 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 questo piede non parla, dai, dai, tira giù il piede, guarda, per favore. Ce l'ho tutti, no, non ho mai visto una soddisfazione così tanto grande per mostrare un piede davanti alla telecamera. E il piede non parla, non ha detto un c***o, se non può usare Discord, come parliamo con lui? Non possiamo parlare con lui? Aspetta, no, ma ora me lo passa, intanto ti faccio vedere che ce l'ho leggermente la seconda pronati. Volta il piede, okay. Vedi che ce l'ho leggermente pronati, Mario? Sì, sono sì. Nati piatti, vedi? Sì, ho visto, sì, vedi, sì. Guarda qua, ce l'ho sì. Diversi dei tuoi, però vedi come salutano. Che ne sai dei miei piedi? Che ne sai dei miei piedi? Poi c'è questo dito tutto storto. Ce li ho diversi dai tuoi miei, guardati i piedi in albergo? No, io ti ho visto tutto proprio. Cioè, il cazzo a tulipano e i piedi brutti. Il cazzo ce l'ho a fungo, quindi non mi hai visto no, ancora. Cioè, il tulipano, perché cala e poi gonfia, però sotto. No, gonfia cavola. Sopra, c'ho la cappella grossa in confronto al tronco. Ah, ma non parliamo di questo, non mi piace parlare di questo. Ma sei un porco, a parte che hai iniziato a parlare tu, mi rutti pure in faccia. E te scorreggi pure. No, c'è bro. Capaci Prime? Sì, scorreggia dalla mattina alla sera, non lo sopporto più. O russa o scorreggia. Se sveglio scorreggia, se no rutta. Se no russa. Cappa, ma è vero che quando indietreggi si sente suonare una sirena? Sì, va bene. Ah, certo, ridi. Se lo fa Dario, se non a me mi meni se faccio la stessa battuta. Ho capito. Questa è veramente un'ingiustizia, eh. Questa è veramente un'ingiustizia. Allora, aspetta che sto aggiungendo il mio nuovo amico. Non è un tuo amico, Dario. L'hai appena conosciuto. Sono già più fettucco. Va bene, non parliamo nemmeno una vera lingua, tanto non serve un cazzo in questa rubrichetta. Sono quello che si chiama dinosauro, ruggisco e poi mando nella preistoria. Il mio carattere assai brutto e cattivo, mangio gli erbivori e slancio la testa. Vieni con me nel mondo della preistoria. Vieni con me in un mondo dove l'umano non esisteva mai più. Aspetta che sto aggiungendo sul... Sì, aspetto. Oh no, è incredibile che poi vi applaudano tutte queste cose qua. Cioè, è incredibile. L'avessi fatto io, mi avrebbero detto stai zitto, chiudi quella merda di bocca. Qua invece abbiamo il nuovo meme di Shiva, abbiamo. L'ho trovato, lo sto chiamando e poi ti aggiungo come al solito, ok Mario? Va bene, digli di chiudere la stanza, se no arrivano i perforcer. Per Dio, sta zitto per Dio, è un contatto privato. Ma... Ma perché non mi si vede? Non c'è perché porco. Mi sa che te, la fotocamera di Discord Draghi? La fotocamera di Discord ti è entrata in conflitto con la fotocamera virtuale di OBS. Devi... Sì, non puoi stare con con la stessa telecamera in visibilità in due applicazioni diverse. Comunque piacere, Mario. Ah, e c'era solo... Perché non ce l'ho doppia? No, ti ripeto, piacere mio, porca troia. Cioè ovviamente. E io sono Dario Moccia, il cinghiale. Sì, piacere. Sì, con lui piacere, certo. Aspettate un attimo, perché volevo... Piacere di conoscerti, io sono Mario, comunque. Grazie, piacere mio. Ti conosco già. Ok, perfetto, siamo pronti. No, io vi vedo tutto, io funziona tutto, da parte vostra verso di me. Eccolo! Ma che cazzo! Di reazione, ciao, piacere. Diamo il benvenuto al nostro talent di oggi, ovvero Drums Lover. No, cioè Talent sì, Scout. Sì. No, Drums Lover è il nome del talent. Ok, cioè, piacere Drums Lover, io sono Mario. Buonasera, piacere mio. Oh,
Sicuro? Allora, innanzitutto, Drums Lover, calmiamo l'entusiasmo. Allora, innanzitutto ti spiego, prima di festeggiare, ti spiego un po' come mai sei qui e perché ci sono io e un extra comunitario. Infatti... No. Dimmi tutto. Perché? No. Spiegami, infatti, perché... Cioè, io... Volentieri. Allora, noi abbiamo questa rubrichetta il martedì, io e questo ragazzo che sto cercando di introdurre, di integrare nello Stato italiano. Sono cittadino già, sono cittadino dalla nascita, sono siciliano, non sta cercando di integrarmi, sono la sua spalla comica, hai presente? No, okay. Non è una cosa molto seria in realtà questa, perché Drums Lover, devi sapere che questa rubrichetta si occupa di cercare di rovistare nelle categorie più proibite e misteriose le persone che si annidano all'interno di questi nidi pieni di talenti per cercare di prendere l'ape operaia e metterla nell'Olimpo delle ape regine. No, tutte queste similitudini sono veramente esagerate. Noi facciamo un'intervista a un talent, a un canale che non è ancora sotto dei riflettori che magari merita, e quindi lo puntiamo su di te, dandoti una piccola e breve intervista. Quindi ci stiamo conoscendo, Drum Lover. Allora, Drum sì, Lover. Sì, ho capito. Infatti, sei subito con me. Allora, Drum Lover. Innanzitutto, Drum, era per dire che ho capito. Certo, vorrei che tu ci spiegassi perché ti chiami Drum Lover. C'è una c***a di batteria alle sue spalle, gli chiedi come prima domanda perché si chiama Drum Lover? È una presa per il culo? No, per... capito, pure... usando le batterie, perché effettivamente è questo, no? Cioè, facci capire perché ti chiami Drum Lover. Si chiama Drum Lover perché gli piacciono le batterie. Puoi per favore rispondere, Drum Lover, perché gli piacciono le batterie, così si capisce che ha fatto una brutta domanda, perché sono sempre visionarie le domande di Dario. Drum Lover, dato che a quanto pare ti interessa la musica, qual è il tuo strumento musicale preferito? Non ci posso credere. Ah, la batteria. Il grande cazzo. Perché ultimamente la batteria... Ecco, secondo te, perché la batteria è passata un po' in disarmo? Passami questo termine! Più che disarmo, diciamo che in Italia non c'è tanto lo sannaggio del batterista, del musicista in generale, pensano solo al frontman, quindi fotte sega a tutti quanti del batterista. È più una cosa americana, loro dedicano proprio un momento di ogni live o sessione anche di registrazione al batterista. È più, dopo tutto, il batterista è la sezione ritmica insieme al basso elettrico in generale, quindi dovrebbe essere più importante, però non c'è questa, scusate che sto un attimo rincuglionito ancora, non c'è questa tradizione in Italia. La tradizione in italiano è: tu sei operaio musicale e ci sono due tipi di musicisti, quelli che pescano insieme la band, tipo i Maneskin, che ognuno ha il suo stile, viene dato il proprio spazio, e quelli che sono le api o le operaie, o detti anche turnisti, ti danno il tuo shift, come dicono in America, ti danno il tuo spartito e tu esegui. Poi magari posso anche mettere del mio, però principalmente sei operaio. Ma forse soprattutto questa roba qua non dipende dal fatto che i batteristi si posizionano sempre dietro? Perché non vi mettete davanti? Perché tu lo sai benissimo. Ma perché fai? Beh, vedi che non riesci. No, non lo indicare te. Non dire bella domanda. Lo sa benissimo Dario perché i batteristi non si mettono davanti alla band, se no si coprirebbero tutto il casino che fanno. È normale che si mettano dietro. No, semplicemente basterebbe fare una cosa sola. Esistono delle cose che usano soprattutto le band di liscio. Sono delle strutture sul palco che rialzate, la batteria la metti più alta degli altri. Esatto. Anche se sta dietro si vede. A proposito una lucina. Di liscio. Togliti quella faccia di merda quando fai ste domande. Dario, fagli una domanda seria. C'è questa faccia così del tipo: andiamo a indagare il mistero e gli chiedi di che colore è la mela. No. A proposito di... Dai. A proposito di sagre del liscio, ti sei mai trombato una vecchia? La risata di qualcuno che si è trombato la vecchia, questo forse.
No, dire cose strane, che c'ho anche una compagna. Ok. Un saluto alla compagna di cui... No, quella non è, quello non è un modo per dissociarsi, quello è un modo per squagliarsi. E un saluto alla compagna, quindi no vecchie. Ok. Allora, ti posso chiedere perché hai quel vaso d'ampolla che di solito si vede nelle vecchie trattorie per contenere i tappi di sughero e del vino? Dall'altra parte. Scusate se rido, perché per me è come se stessi vedendo voi sul telefonino da esterno. Cioè... No, ma ci sta, sei un'anima comune. No, ci sta, vero, figlio di che non sei non altro. Diceva a te, diceva a te, Drums Lover. No, ma perché? No, avevi pensato che ti richiamassi figlio di No, vabbè, no, se vengo dalla Grecia. No, ma che? No, 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 aspetta, vabbè, questa è la battuta sulla città, quella annientata. Vabbè, ascolta, Drums Lover, non mi permetterei mai di darti del figlio di lo stavo dando a lui perché siamo tanto amici, attenzione. Sì, no. Tu per stemperare certe volte impugni queste bacchette. È già la terza o quarta volta che impugni la tua il tuo strumento, insomma. Sì, vabbè. Però poi non suoni. Spiega vaso, dai, spiega vaso al volo. Aspetta che potrei diventare sordo un secondo. Io ti abbasso Dario Moccia, penso che cada una volta nella vita. Tranquillo, io abbasso Sovente, okay. La mamma di Mario. Quindi No, Sovente, che tra l'altro vuol dire spesso per chi non lo sapesse. Comunque mia madre e Dario non si conoscono, è uno scherzo. Vabbè. Puoi spiegare vaso al volo? Mm. Semplicemente sono in un russico. Non c'ho il mio studio. Infatti non c'ho il mio studio, sto suonando la batteria elettrica, perché sennò io sono batterista acustico. Ah, okay. Se ci avessi uno studio sonorizzato, a quest'ora ci sarebbe la montagna di bronzo, legno, pelli, di plastica, dei tamburi e via dicendo. Okay. Invece sono un fiore e c'ho solo la batteria elettrica. A proposito, ti faccio una domanda io. Condividi qualcosa con Mario, incredibile. Cosa condivide con Mario? Eh? Cosa condivide con Mario? Spiega cosa condivide con Mario, poi faccio una domanda io, dai. No, il fatto di non arrendersi mai con l'arte. Tutti noi non ci arrendiamo mai all'arte, nemmeno tu, Dario, anzi tu sei un grande esempio. E Drums Lover, posso chiamarti Drums? Dica. Sì, sì. Ma io mi chiamo Lorenzo, in realtà. Lore. Preferisci Lore, va bene. Lore, ma senti, visto che sei un batterista acustico, suonare spesso con la batteria elettrica non ti preoccupa del fatto che magari perdi pratica e dimestichezza col tuo strumento originale? No, perché in realtà queste non le so, scusate, queste pelli qui non suonano, però in precedenza facevano delle gommine, cioè praticamente tu c'avevi una struttura sotto che... è un sensore che prende e porta il suono alla scheda audio e via dicendo. Anche adesso però ci hanno fatto queste pelli di tela tutte intrecciate anziché essere di plastica fusa, che non suonano, però rimbalzano come quelle vere. Impressionante, allora, vero Dario? Impressionante. scusate, faccio più sintetico e umano. No, ma io ti ascolto volentieri. Ci sono dei cerchi di plastica chiamati pelli che rimbalzano in una certa maniera sull'acustica. Queste le hanno ricreate di un altro tessuto tipo il Kevlar, queste cose qua resistenti imitano il rimbalzo, ma sostanzialmente non suonano un cazzo, tant'è che la puoi usare anche come pad di allenamento, cioè per esempio io spengo e niente. Non fare così, che non si sente niente, non si sta sentendo, Lore. Praticamente l'ho spento e speravo che si sentisse dal microfono di merda che ho, che fa un minimo di rumore ma non suona. No, purtroppo non va. Sì. Senti, posso farti un'altra domanda io? Ti è sembrata una domanda infima? Perché mi hanno detto che la domanda che ti ho fatto è una domanda infima riguardo la batteria acustica, eccetera. Potresti dire che era una buona domanda, per favore? Perché sono diventato un po' insicuro. Non obbligare l'ospite, però, a dirti questo. Per favore, era una bella domanda. Mi dici se era una bella domanda quella che ti ho fatto, Lorenzo, per favore? È una domanda giusta da chi deve essere informato. Madonna mia, finalmente! Che puntata è questa? La dodicesima? Cerchiamo di andare un po' più sul tecnico. Te hai suonato anche una batteria classica. Posso fare una domanda io? Tutto quello che vuoi, Lorenzone! Torna qua, Dario. Torna qua. Ma come
ci siete arrivati a me, scusate. E non ti preoccupare, perché poi se... Dopo, se ci pensi, poi un tunnel di droga. No, ascoltami, non è un tunnel di droga, che ha cliccato sfoglia e ha cercato quelli con meno spettatori per trovare, esatto, un astro nascente. Ma capirai, io ce n'ho uno di spettatore. Quindi. Ma che... Oh, Lorenzo, guardiamoci negli occhi, ma ci possiamo dire? Siamo mia Saidonia noi, ma che cazzo ce ne frega, no? Ma di che cosa? Saidonia che cosa? Non ho capito. No, Saidonia che poi, se ci pensi, è un pilastro. Allora, ascoltami. Sì, ma prima che cazzo hai detto? Saidonia è un pilastro, sì, ma prima che cazzo hai detto? Allora, ascolta me, Lorenzo, te da quant'è che suoni la battery? Oh, io divento pazzo. Da quando ho 11 anni, adesso ce l'ho 30. Oh, ecco, allora, l'hai suonata anche nel tuo... a 14-15 anni che i nostri ormoni sono completamente... Ecco là che crash a Discord. Sì. No, ti si sente? No, ci sentiamo. Tutto ok? Ci senti? No, perché c'ho una 35 mega, quindi no, ma tipo esplode. No, ma tutto ok. E ti dicevo, te hai suonato la batteria anche a 14-15 anni, nel periodo massimo dove gli ormoni sono veramente, no? E quindi, come sì, tutti i ragazzini con la batteria, avrei provato a suonare piatti col c***o. No. Certo. Sono deluso, Lorenzo. No. Ho deluso una cosa, che non può gettare sugli strumenti musicali. Vabbè, allora recuperiamo, Lorenzo. Quanti anni hai ora? 30. E allora dai, tiriamo fuori la sciolla. No, rimettila nei pantaloni nel caso in cui avessi pensato di tirarla fuori. E faccio una domanda io, va bene? Sì. Ti piacciono i Dream Theater? Ecco, vai la cringiata, vai, si parte. Ma vai. Che cringiata, cioè... Oddio, parte! Siamo i Dream Theater, gruppo musicale, suoniamo tanto bene, nessuno ci fermerà. No, ho cercato di simulare perché non si sente sì, molto sì, bene. Sì, ti ha fatto così del tipo, quella non è una canzone dei Dream Theater. E invece sì. Cosa? E invece sì, è una canzone dei Dream Theater. No, è muto. No, aspetta, facciamo chiarezza. Non è una canzone dei Dream Theater. Sì. No, non era una canzone dei Dream Theater quella, Lorenzo. Guarda, aspetta, perché io seguo il batterista dei Dream Theater, ex batterista, che sarebbe Mike Portnoy. Sì. Non vorrei che ho confuso un suo progetto. No, forse c'è stato un gigantesco misunderstanding. Tu hai pensato che io mi stessi riferendo a quello che hai suonato tu, ma non si sente quello che hai suonato tu in batteria. Dario, mentre suonavi, ha detto: siamo i Dream Theater, suoniamo così. Ah, sì, okay. Capito? È per questo che ti ho... Infatti, quando mi hai guardato quasi incazzato come un animale a dirmi no, quella è una canzone di Dream Theater, ho pensato, ma allora è tutto organizzato, è un Truman Show questa roba. Sì, ci assomiglio pure un po' a Truman, il capello da deficiente. Vabbè, dai, cerchiamo di cambiare argomento con qualcosa di più rilassato. Scusate, io ero convinto si sentisse. Ma non ti preoccupare, non tocca a nulla, per carità, ti scongiuro. No, vabbè, cerchiamo appunto di stemperare con un argomento che, insomma, fa sempre sorridere tutti. Hai mai fatto uso di cocaina sui piatti della batteria? Non fa ridere. A quintali? No, che non l'ho fatto. Perché le due cose però le due cose si sono annullate, quindi di la verità adesso. No, non era convintissima, devo dire. No, era il delay della connessione, non era una vera pausa. Senti, però io noto, Lorenzo, che tendi molto a svilirti dall'inizio dell'intervista. Faccio schifo, c'ho capelli a deficiente, c'ho uno spettatore, eh. Cioè, è parte del tuo carattere oppure balenottera? Balenottera? No, perché sì, sono un po', diciamo che sono sempre mi abbasso le aspettative, perché sono rimasto deluso più di una volta nella vita. Vabbè, ora con questo noto, ora non fare la Lolo Lacustrata, cioè, ora... non sa chi sia Lolo Lacustre, lo so perché condividiamo un server, cioè loro, io di lavoro potrei fare il recensitore di tutta TikTok Italia, perché sto letteralmente tutto il giorno su TikTok. Ti garba l'S Lanza? A me mi stanno su tutti quelli che fanno quelle tipo di senza offesa, è un gusto mio. Ci mancherebbe. No, sì, poi puoi dirlo, va, se ti stanno sul c***o
non è una cosa tanto grave, cioè semplicemente no, provi dell'antipatia. Allora, aspetta, perché io sto parlando tipo come se, oh ciccio, vai così, ma in realtà sto sui social, devo stare attento. Sì. No, non mi sta sul cazzo il personaggio, mi sta sul cazzo il format, che è diverso. Ma di chi? Di Alessia Lanza e company, là, tutte quelle. Cioè i ballettini, il fatto che parlino di problemi con i propri ragazzi, anche se nascondono le loro relazioni, queste robe qua. Ma Uomini e Donne mi sta sul cazzo, quindi idem su... Cioè, penso che abbia riassunto quel mio pensiero con questa frase. E invece cos'è che ti piace di TikTok? Ma io sono anche appassionato di meccanica agricola, quindi mi guardo batteristi, meccanica agricola, quindi strumenti per lavorare il terreno, trattori e via dicendo. Boia. Musica. Ti piacciono i trattori, ti sta sul cazzo. Alessia Lanza ha detto in ridotto ai minimi termini, giusto? Ma a me no, aspetta, non mettete in bocca cose che non mi sta sul cazzo. No, mamma di Mario. La mamma di Mario ha detto. Cioè, non riesco a capire più che ma perché? Ha detto lui, la mamma di Mario ha detto, sono pazzo io. No, ho detto vabbè, vai avanti. Non l'ho infamato, cioè, vabbè. Comunque non so se siete un troll o se lo fate apposta, però vabbè, non riesco ancora a capire questa cosa. Ogni tanto se fate la gag o se ma Lorenzo, ma per chi ci hai preso? Scusa. No, allora se glielo dici così ci manda a fare. Cioè, se glielo dici così, Lorenzo, ascolta, è tutto, decidi tu se è tutto vero o è tutto finto, ma comunque ci stiamo facendo delle domande. Mi sembrate genuini, dai. Su. Capito, no, noi comunque, a prescindere da qualsiasi cosa, vogliamo tirare fuori da te delle verità, vogliamo farti conoscere. Per esempio, no, Dario, ascolta, adesso mi sento preso per il culo. Sto io, sto dicendo però. Di sì! No, non sono motivato, se mentre parlo mi fai così, in questa maniera, no. Tra l'altro, mentre lui parlava, voleva essere rassicurato, hai detto la mamma di Mario, No, dimmi. No, non si sente, Lorenzo, ma non tocca nulla. Questo è il sesto tentativo. Ma tranquillo, Lorenzo, io direi di... Tecnologia di merda. La batteria non va. La batteria non va a questo, nemmeno a questo giro. No, in realtà OBS funziona tutto in regola, però... Sì, perché non... Lo posso usare solo lì. Non è tanto OBS, è Discord. No... Che non la su OBS funziona su Discord, non va. Perfetto. Ma lo fanno, eccolo là, bella droppata lì. Lo fanno. Tu li conosci? Lo fanno. Mi sono sempre chiesto una cosa: ma come cazzo fate a fare 9 ore di stream? Guarda, molti nostri colleghi con la cocaina, noi invece con l'energia della live. C'è l'energia del pubblico. Sì, non tutti. Ah, sicuramente ce ne sarà qualcuno con la cocaina. Facciamo dei nomi. No. Come no? Togliti quella faccia da intellettuale. Noi non faremo i nomi dei colleghi che si fanno di cocaina. Tra l'altro non abbiamo alcuna certezza. Lo facciamo perché ci piace. Cioè, lo sai, no? Fai il lavoro dei tuoi sogni e non lavorerai un giorno della tua vita. Noi ci divertiamo tanto in streaming. Come? Non è vero. Comunque, no, ha detto che non è vero. Ha detto una stronzata, non è vero. Scusa, ma come ti permetti? Cioè, no, perché pensi che sia una stronzata? Perché io pure facevo l'informatore scientifico. Ah, che figo, vado in giro, conosco gente nuova. Poi mi hai preso un esaurimento nervoso e mi sono licenziato. Boia, il famoso burnout. Tra l'altro, sto seguendo il tuo percorso in un certo senso. Quindi secondo te come facciamo a fare 9 ore di live se ti diamo la certezza che non ci facciamo di bamba? Mannaggia la miseria. Ora mi irrigidisco tutto. La conosci questo strumento? Spezzato. Oddio! Ti sei arrabbiato. Questa è uno, questa è uno, ma poi è proprio un pettito come il tuo, Dio Madonna. Cos'è quella cosa là? Questo è un ocarina. Mi fa male la schiena. Aspettate un cazzo. Oddio, tira fuori il pisello. No, tutto a posto. Oh, oddio, ma che bello studiolo! No. C'hai pure un forno lì. Sì. No, c'è una stufa. Mettici un po'.
Mettici un po' di osa, di diavolina, falla scoppiare. Oh, c'è il ventilatore dall'altra parte, no, per caso? Una stufa a pellet, certo. Voglio vedere a te se una batteria con sta temperatura, ma soprattutto minchia, mezzanotte e mezzo. Okay. C'è un pre e un post berserk in questa intervista. Penso. Ok. Sembra che... Ecco, adesso mi sento un po' più tipo... Adesso mi sento un po' più tipo il rosso, capito? Adesso sputta qualche tizio a casa. Ti piacerebbe... sì, infatti ti ho detto che sembra che si stia per sparare una... in live, sì. Ma proprio rilassata, sai? Dici un po'. Buonasera. Insomma, Lorenzone... La cosa bella è che questo divano è anche il mio letto, quindi dopo devo smontare tutti i Cristi e le Madonne e spostarli lì dietro. Senti, se ti facessi questa domanda, questo divano... No. Quante ne hai purgate? Sì, sì. Quante ne hai purgate? Ma io... divano? Vabbè, solo la mia compagna. Vabbè, oh, buttala via, scusa, perché... E boh, no, perché butta mica può andare nell'umido, però. No, l'ho detto, buttala via, nel senso, non è un male che tu ci abbia una compagna. Lo so, sto giocando. Ma è la prima volta che qualcuno mi countera in questa rubrica di merda. Oh, cioè, ci stai veramente mettendo le palle sopra la testa, Lore. È incredibile. Lore. Siamo stati capiti e counterati. È finita. No, aspettavano questo momento da un po' di tempo, quindi sono contento. Che segno sei, Lore? Ma che c***o domanda è? Ora mi fai incappare davvero. Vabbè, tutti no, contro no, di me. Lore, allora, dato che te Acquario! Hai... Acquario! Eccomi! Ascoltami, Lorenzo, dato che hai la passione per le mititrebbie, i trattori, eccetera, e la batteria, hai mai pensato di fare una batteria... Un trattore batteria? No. A posto. Mario, se hai altre domande? Sì. Senti, per caso ti piacciono i cartoni animati? Ce n'è un tuo preferito, a prescindere sia giapponese, americano, un cartone? One Piece, One Punch Man, Full Metal Panic, tutta la saga. È diventato un'intelligenza artificiale. Mario Accademia e riparti. Sì, io faccio, capito? Ma cazzo mi fa? Fenomeno, mio padre. Ti piacciono ancora gli Avengers Sevenfold? Oh. Ma perché no? Se andate su OBS, faccio sentire un pezzo. Vai. Chiudiamo con un bel pezzo suonato, aspetta. Faccio l'intro, Aspetta che aspetta, preparo tutto per farlo sentire, aspetta. State? Vai pure! Sentite? Fate un pollice. Vai pure! Oggi insieme a noi Drums Lover che esegue questo pezzo non guardando in faccia a nessuno per Mario e Dario Talent Scout. Mario e Dario Talent Scout lo guardo tutte le settimane, mi piace sì perché intervista sempre gente che mi piace. Va bene? Sì. Dai. Bravissimo. Avremmo continuato ma anche per 2 minuti precisi. Va bene. No. Anche perché è mezzanotte 35. Rieccoci. Vabbè. E tra l'altro diciamolo, è una batteria elettrica, quindi il suono naturale che volevi dare è stato anche un po' ovattato, falsato, no? Avresti reso tantissimo di più con... Madonna, ma tu sei Exodia il proibito, non sei un essere umano. No, in realtà ci sono batterie elettriche che costano sui 6K e spaccano il culo. Questa è quanto costa? Semi professionale.
Un K è qualcosa. Ok. Praticamente le guadagna Mario in un anno di Twitch. Ci sta. No, 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 non dire che ci sta. Mi dà fastidio quello, non la battuta prima. Cioè, lo sai. Dai. Almeno lui guadagna. Io no. Vabbè, comunque, Lore, ogni frase tende sempre più a autodistruggersi. Sì, 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 Lore, se, beh, allora, se dovessimo trovare tantissimi pregi in te non finiremmo la lista, perché ne abbiamo trovati tanti, però effettivamente sei un pochino duro con te stesso. Perché mio padre è un ragioniere. Scusami, Lorenzo, ti posso chiedere che c***o c'entra? Sì, il collegamento c'entra, tra... C'entra, ma perché è così. Quindi mi è cresciuto a non essere troppo... Allora, possiamo dare un segnale per concludere questa puntata di Mario e Dario Tale Scout? Apriamo l'anno a favore di Kanda. No, così eccolo qua, è tornato a voler riaprire l'anno. Lo vuole fare una volta a settimana. Lore, piuttosto la morale è che per te la musica alla fine è andare via, è fuoriuscire da questa linea retta che tuo padre ragioniere ha tentato di mantenere. Ho capito bene? No, in realtà è che la merenda è sempre bella con Girella. Lorenzo, io... anch'io applaudo stavolta, perché non c'è nient'altro da fare se non togliersi il cappello di fronte a Lorenzone. Ti ringraziamo, Drums Lover, di aver partecipato a questa puntata. Per me, grazie, personalmente, grazie. Per il mio gusto personale, la migliore di sempre, e sì, sarà difficile andare avanti dopo averti incontrato. Però questo io direi anche di chiudere qua, però poi ne parliamo con Mario in privato a fine live. Sì, 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 sì. Va bene. Grazie mille, Lorenzo, in bocca al lupo per tutto, e ti abbracciamo forte, ok? Grazie, grazie, ancora non riesco a credere che ho parlato con due streamer davvero. Grazie. No, noi siamo che dolcino, ma che se sei. Ci vogliamo sentire anche fuori, scrivimi su Instagram cioè, volentieri. È stato un vero piacere, Lorenzone. Sei un grande, sei diventato il padre di tutti. Ma se per me... Allora, se volete... Vabbè no, perché... Non mi va di spammare, perché una volta ho fatto una cosa simile, tipo ero in Genuotto. Siccome avevo fatto qualcosa sul canale di Blur, ho spammato che ero in live, ma hanno tipo insultato la mamma, la nonna, la zia. No, con noi, guarda, non succederà niente di tutto ciò, puoi star tranquillo. Sì, guarda. Sicuro. Ciao, grazie, ciao Lorenzone, ciao. Ciao, ciao, ciao. Era stata predetta questa puntata, Era stata predetta. Era stata fortemente voluta questa puntata, in realtà. Sì, sì, sì. Mi ricordo tantissimi commenti che dicevano: arriverà qualcuno che cagherà in testa entrambi prima o poi e che li manderà a cagare. Bello. Sono molto felice che mi abbia cagato in testa lui, sincero. Sì, 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 sì. Per me il massimo è stato quando mi ha fatto così. No, no, l'ha fatto con la mano in verticale, ti ha fatto proprio così. C'era, no, no. Non so nemmeno rifarlo. No, 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 è unico nel suo genere, te lo ripeto, Exodia. Bravo, cioè ha veramente sminuito. Bravo, bravo Lorenzone. Sto pensando a... Vabbè, incredibile. Cioè, poi Mario, però a te non dire cazzo. Cioè, lui, cioè, il fatto non gli offenderà nessuno la mamma. Cioè, nei momenti su YouTube io già me li figuro tutti, uno per uno. Cioè, no, ma anche su YouTube gli danno sopra... No, dico, era una mezza battuta, ma non c'era la possibilità, cioè, non mi prendere seriamente. Hai svilito alla tua chat e spero che la chat se ne sia accorta. Cosa? Che l'hai svilita, hai svilito il tuo pubblico, oggettivamente, io Ho svilito il mio pubblico? Sì. Rispetto a che cosa? Mi hai detto che praticamente sono... possono offenderlo, sono irrispettosi e maleducati. Dove l'ho detto? Quando l'ho detto? Io ho detto, guarda, con noi non succederà che ti offendano la mamma e il babbo. E te, sì, te me lo immagino. No, perché da noi c'è la gag che insultiamo sempre la mamma di tutti. Dai, non mi prendere seriamente, che veramente... Non lo so, io, ragazzi, lascio valutare al pubblico. Ma che no, no, allora, io lascio valutare al pubblico vuol dire sparare a vista in questa maniera. Sai benissimo dove porta questa comunicazione. Pronto? Mi senti? Funziona il microfono? Sì, funziona. Sì, okay. Sì, sì. Non lo so, io non l'ho letta come una gag. Personalmente non so. Ma vaffanculo, ma guarda qua che creazione di polemica stantia dal nulla. Incredibile. Ha ragione Dario, ci hai sviliti con l'emoticon della siringa che tira fuori il liquido. Hai svilito il tuo pubblico, allucinante.
mettere come posso essere selezionato per lo scout. Eccolo non là. In questa maniera. Fetch. Allora, diciamo una cosa che non abbiamo mai detto riguardo Talent Scout, va bene? Allora, noi non organizziamo dei provini o non ci organizziamo per selezionare prima il talent, perché parte dell'intrattenimento sta proprio nel cercarlo durante l'inizio di Talent Scout, quindi non sono aperti. Mattia Zanardo, Dario, come posso essere selezionato per lo scout? Allora Mattia, apri bene le orecchie, ti spiego. Noi non selezioniamo dei talent prima della chiamata e facciamo che fa parte dello spettacolo stemporaneamente cercarlo mentre siamo riuniti nella chiamata. Facciamoci, diamo appuntamento alla prossima puntata di Talent Scout a martedì alle 23:45. Tu Dario ti devi dare una cazzo di calmata. Posso dire grazie per avermi trattato meglio in questa puntata di Talent Scout? Mi hai insultato la mamma tipo 2-3 volte, sei stato molto più simpatico e gentile. Semplicemente perché avevamo un avversario davvero tosto stavolta. È vero, ci siamo alleati inconsciamente. Vuoi cercarne un altro? No, basta, io sono per farne uno, doppio basta. È vero, è vero. Anche troppo. È vero. Grazie, Ioli. È vero. Ma poi sai perché non mi piace fare doppio? Perché il secondo è forzato. Sì, io sì, voglio un'improvvisazione, voglio sciallarmi. Sì. Il martedì per me è il giorno più duro di tutti, perché c'è l'intervista e il cinema cult, e comunque devi affrontare Victor, Marra e soprattutto Frusciante. Sì, quindi sì, ho voglia di divertirmi, svagarmi, improvvisare e non voglio niente, nessun artificio, perché sennò poi mi paro in culo. No, ma poi uno solo non sazia nessuno e c'è quella piacevolissima voglia di un altro. Sì, fa l'attesa. La settimana, raga. È bello. Gabriele, sì, sono a dire ci avete tradito e queste cose qua. Cioè, vabbè, scherzo. Va bene, ciao Mario, vado a giocare a Red Dead. Ciao Darione, ciao, ti saluto. Ciao. Non mi ha detto manco Suca. Capone. Hai visto? Ma scorreggiato in faccia.